È una grande emozione, ma veramente, ritrovare un grande campione, un grande amico di Siena, il Mantas Kakenas, che è qua nuovamente sul parquet in via Achille Sclavo, questa volta per un progetto di formazione per il Mantas Kakenas Basketball Camp. Prima di parlare però dei ragazzi, voglio parlare di te. Raccontaci come stai, qual è la tua vita adesso, come sta la tua famiglia, le tue bambine, raccontaci un po' tutto. Grazie a tutti, buonasera a tutti, sono molto più di contento di essere qua, tornare a Siena per un po', e giocare anche a basket, come avete visto. No, è veramente un gran onore portare anche la mia figlia qui per vedere che cosa significa per me basket e quegli anni a Siena. Sono più di uomo contento e felice del mondo perché la mia figlia sta seguendo un po' di basket, sta provando a imparare. E essere con la famiglia qui a Siena dopo tanti anni significa tanto per me, tanto per la famiglia, perché le mie figlie sono nate qua, quindi sono senese. Veramente mi dà tantissime emozioni lavorare qui per una settimana, che mi dà tanto orgoglio. Riavvolgendo rimasto il nastro della memoria a quegli anni indelebili della tua carriera e di grandissime vittorie qua a Siena, quali sono i ricordi che porti dentro più forti, a cui magari ripensi anche più spesso? Quali dei tuoi compagni? È epico il tuo rapporto con Sisto Lavrinovic? Sì, no, mi ricordo tutto, mi ricordo tutti gli scudetti, tutte le anche sconfitte che facevano male. Abbiamo perso finale di Final Four, e quello veramente mi porta un po' di emozioni, quelli diciamo che si poteva cambiare, però alla fine questa lotta, questi anni di lavoro veramente sono più di belli della mia carriera, e quindi per me essere qua, ripeto, entrare in questo campo mi dà pelle d'oca. Allora, parliamo di Rimas oggi. Hai tanti progetti di cui ti stai occupando con una grande attenzione proprio al mondo dei ragazzi e al sociale. Sì, già 9 anni che stiamo lavorando per aiutare i bambini con cancro e anche i bambini che sono nelle situazioni critiche. Stiamo cercando di aiutare in tutti i modi possibili, anche per bambini, anche per le famiglie. E il prossimo anno avranno già 10 anni che lavoriamo in questo modo. Stiamo crescendo e sono contento che siamo un'organizzazione abbastanza grande in Lituania e cerchiamo di anche crescere all'estero. Questo lavoro è molto soddisfacente perché dal punto di vista umano, anche perché poi dopo le mie figlie vedono che cosa significa nella vita, che cosa è più importante, e quindi quello per me forse è una cosa più soddisfacente nella vita. Che età hanno adesso le tue bambine? Noi ce le ricordiamo ovviamente piccolissime. La tia è più grande, che ha 15 anni, Vanessa, che è qui in campo con noi, ha 13, e la più piccola ha 10 anni. Quindi, signorine. Sì, 16 anni fa sono arrivato a Siena a giocare, pazzesco, veramente. Proprio uno snodo della vita qui a Siena per te, per la tua vita privata, per la tua famiglia. Cosa, un grande campione come te, cosa ti manca del campo, cosa ti manca dell'adrenalina, del gioco? Non è mai facile smettere, no? Sì, la parte di competizione è anche spogliatoio, tutte le chiacchierate, uh-huh, tutti gli scherzi. Poi quello, diciamo, gioco di squadra in campo, proprio aiutarci, migliorarci, quello mi dà proprio
un'emozione dentro che ancora sta bruciando. Dei tuoi storici compagni qui a Siena, con chi sei rimasto più in contatto, più amico, con chi vi sentite? Sai che devo dire che parlo con tanti, parlo con Sean, Terrell, Marco Carreretto, Pietro Radori, Thomas Res, cioè, Simone Penigiani, Luca Banchi, Alessandro Magro, cioè proprio tutta la squadra quasi, quindi, ma in tutti questi anni che sono tantissime persone, sì, Nikos, eccetera, eccetera, quindi per me loro sono sempre, anche se non mi sento per 2, 3 o 5 anni, loro sono, per me sono amici per la vita e loro sanno che se hanno bisogno di me possono contattarmi quando hanno bisogno. Un grande uomo di sport, qual è l'augurio che fai alle tue figlie? Quali sono i valori che vuoi che portino avanti anche con l'esempio che te gli hai dato nel lavoro e nella vita? L'unica cosa che sto chiedendo è che loro devono lavorare e non trovare mai le scuse, perché la vita non è corretta, non è facile, e solo quelli che possono sopravvivere, quelli che hanno l'etica di lavoro, e possono lavorare duro e costante anche quando è difficile nella vita. E purtroppo la vita non è così che ti porta regali ogni giorno, quindi bisogna essere pronti e apprezzare tutto quello che abbiamo, perché non si sa mai come andrà nel futuro. Beh, noi intanto ti ringraziamo, siamo stati emozionatissimi di averti ritrovato, ti auguriamo il meglio e speriamo che questo appuntamento diventi ovviamente un appuntamento fisso a Siena per te. Grazie, anche per me, grazie, saluti a tutti, tanti baci.